Buonasera. Domenica pomeriggio i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un 25enne ed un minorenne per rapina e lesioni personali. I due lo stesso giorno avevano aggredito una coppia che si trovava all'interno di un'auto in via Refice rubando un cellulare. La rapina ha anche generato uno scontro al termine del quale la vittima, il ragazzo, ha riportato alcune contusioni. Grazie al rapido intervento dei carabinieri, il 25enne ed il minorenne sono stati fermati mentre tentavano di fuggire a piedi ed il cellulare è stato restituito. Si è riunito ieri sera il Consiglio Comunale. Nel corso della seduta è stata anche approvata la proposta di acquisto del diamante immobile in via Brigata Folgore che andrà ad ospitare gli uffici comunali e dove troveranno spazio, oltre agli attuali uffici collocati ai quadrati, anche il settore che si trova adesso in via Rocca 22. In questo modo sarà liberato un locale che diventerà una sala studio ed uno spazio co-working per studenti. Il mutuo per il diamante sarà di 115.000 euro all'anno per 28 anni. La giunta precedente, ha spiegato il vice sindaco Camilla Nizzoli, aveva individuato l'immobile di via Alessandrini come sede degli uffici comunali, operazione che sfiorava i 10 milioni di euro e che quindi questa amministrazione fermò perché palesemente antieconomica e non congrua all'uso. La procedura di via Alessandrini, ha specificato nella risposta la Dem Maria Savigni, era stata fermata dalla nostra giunta perché si era ritenuto corretto fare procedere la giunta che si era insediata e la somma prevista non era di 10 milioni di euro perché il venditore di allora era disposto ad accollarsi parte consistente del patrimonio comunale. Quindi al netto delle permute la cifra prevista per l'acquisto escluse ristrutturazioni era di 1 milione e 800 mila euro. Nel corso della seduta di ieri il sindaco Gianfrancesco Menani ha anche ufficializzato in sede consiliare l'archiviazione della denuncia sporta dal consigliere Claudio Pistoni per abuso d'ufficio in quanto, come disposto dal giudice, il reato non sussiste. Forse qualcuno mi vuole fare passare per un delinquente, ha commentato il primo cittadino, ma sono una persona che insieme al resto dell'amministrazione dedica tutto il suo tempo per il bene della città. In un periodo come questo è molto difficile. Il primo cittadino ha detto anche che starebbe pensando se procedere per vie legali per il reato di calunnia. Vorrei ricordare a Menani quando insinua velate minacce che lui è il sindaco di tutti i cittadini, comprese le persone che siedono tra i banchi della minoranza, ha concluso poi la Dem Savigni lamentando poco rispetto nei confronti dell'opposizione. Ricorre oggi l'anniversario della morte di Don Achille Lumetti, parroco di Madonna di Sotto. Questa sera alle 19:15 nella sua chiesa sarà celebrata una messa di commemorazione. E ora passiamo allo sport. Dopo il rinvio del match contro il Torino, il Sassuolo torna in campo per una sfida insidiosa. Domani alle 18:30 al Mapei Stadium arriverà il Napoli. Ecco qualche parola di mister De Zerbi alla vigilia della partita. Le 100 panchine sono un motivo d'orgoglio sicuro, perché ci tengo a queste cose, le guardo e mi danno molto orgoglio, mi danno molta gioia. Poi io non guardo mai quello che è stato, guardo sempre quello che non sono riuscito a fare, più che a compiacermi su quello che è stato fatto. Però il fatto di arrivare a 100 panchine così prestigiose mi dà ancora più responsabilità, mi dà ancora più voglia di essere adeguato a quello che rappresento. Rappresento allenatore di Serie A in una società comunque importante e quindi mi porta a fare il mio lavoro con ancora più dedizione, più impegno, più cura dei dettagli, più fame di raggiungere tutto quello che si può. Poi quello che si può è sempre difficile stabilirlo. Io credo che, come ho detto all'ultima conferenza, ci siamo consolidati all'ottavo posto in Serie A o comunque a quel livello e non è facile, perché stare dietro alle grandi squadre, stare davanti comunque a tante squadre
più prestigiosi di noi come passato, è motivo di orgoglio per tutti. La Sassuolo ha fatto tanti gol in questi anni perché davanti soprattutto, ma anche dietro, ha giocatori di qualità, e quindi passa sempre. Il segreto non c'è, il segreto è sta nella qualità dei giocatori, sta nella qualità della rosa. Adesso veniamo da 13 partite con gol fatti, ma ne avremmo potuti far di più, e domani incontriamo una squadra che viene da 4 clean sheet consecutivi, quindi è un altro esame, un'altra partita difficile che vorremmo far bene. Vorremmo vincere perché vorremmo cercare di dar continuità non solo alle prestazioni, che secondo me sono già positive, ma riuscire a vincere per stare attaccati al treno che sta davanti a noi. La partita non parte dal 2-0 per noi, ma parte dallo 0-0, e troviamo comunque una squadra che sta recuperando dei giocatori importanti, una squadra che sa giocare, e quindi è una gara bella. Se guardiamo la partita col Bologna, al di là del risultato è stata fatta bene la prestazione, meritavamo di vincere, e anche in 11 contro 11 eravamo in campo ed eravamo bene. Chiaramente contro una squadra forte, però anche noi stavamo facendo bene. E vediamo, ci siamo allenati forte, questi 10 giorni abbiamo spinto tanto, e credo che stiamo migliorando fisicamente, stiamo migliorando nei singoli. Mi piacerebbe tornare a essere ancora più arrembanti in fase offensiva, e questo però passa dallo stato fisico, perché a giocare a calcio serve la palla, ma servono anche le gambe per correre, serve correre, serve intensità, e quando noi abbiamo fatto gli exploit di risultati, questi sono coincisi con una condizione fisica molto buona. Chiriche che si è fermo, così come Boga e Burabia, ma gli altri stanno tutti bene e sono tutti utilizzabili. Abbiamo una partita anche sabato a Udine, importante, uguale a quella di domani, ma non faccio già tabelle. Vediamo, domani gioca la formazione che io reputerò la migliore per questa partita, e poi giovedì vedremo chi è uscito meno bene per la partita di sabato. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata!